progetto completamente nuovo e completamente diverso, perché abbiamo messo da parte per questo progetto qui, abbiamo messo da parte gli strumenti classici che abbiamo sempre usato a favore dei sintetizzatori e dei campionatori. Quindi è un progetto che va parallelamente a Zoo classico, diciamo elettrico, e alla sua vita, e continua ad evolversi. Continuano ad esserci le due anime contemporaneamente, una specie di vuole, una specie di spin-off, cioè una cosa che volevamo dire e che ci riguardava, ci interessava, è una propria vita. È stata una ricerca personale che ci ha portato in questo territorio indigeno Shipibo. Siamo stati per un periodo molto lungo a vivere con questa popolazione indigena. Io sono stato in tutto 2 anni e mezzo. Luca è venuto solo 2 volte. Avevamo preso un lungo sabbatico dopo 18 anni che eravamo in tour perenne. Io ho deciso che avrei viaggiato in posti dove non ero mai riuscito ad andare, perché non vai in Amazzonia 10 giorni, insomma, fra un tour e l'altro. I luoghi dove volevo andare comunque erano l'Himalaya, dove avevo questo interesse verso il buddismo tibetano e la popolazione Shipibo Conibo, con la loro tradizione sciamanica. Entrambe queste tradizioni hanno il cuore nel suono. Per entrambe le tradizioni è il canto in particolare che è la principale forma di rituale, di trasmissione. Interessato il discorso sulla psiche profonda. Quindi il primo disco si chiamava Bromio, perché è un titolo che ha dato Luca, perché è un appellativo di Dioniso, e l'ultimo pezzo di Bromio si chiamava La grande madre delle bestie, che viene da un testo di Euripide. E so che nel cosiddetto noise rock questo è piuttosto strano, no? E anche noi all'inizio siamo stati molto ermetici su questa cosa, perché ci sentivamo un po' strani a voler mettere dentro la musica queste cose qui. Anche questi strumenti, questi field recordings di cui parlavamo prima, sono più che altro connessioni a una forma di spirito ancestrale che secondo me è proprio installato nel nostro DNA profondo. Chi è interessato a andare da quelle parti eventualmente lo può trovare, quello strato, a costo anche di grandi notti insonni.